Ti lascio andare e vorrei intervistare un personaggio che torna alla ribalta e torna con suono di fanfare, è l'ingegner Carlo Chiti, un personaggio che ci mancava perché francamente senza le battute, senza le bugie di Chiti come si poteva fare? Oggi però sei qua e direi che sei qua più per le battute perché i risultati sono veramente molto grandi. Adesso ci devi spiegare il segreto del come hai fatto a fare il motore in fretta, sappiamo che sei velocissimo, ma anche a farlo tenere. Farlo tenere vuol dire che si è lavorato bene, quello lì, cioè, fortunatamente, con l'esperienza passata mia e dei miei collaboratori che hanno disegnato il motore, siamo riusciti a farlo tenere. Posso dirti solo che si è fatto con pochissime persone, il progetto è stato fatto da 5-6 disegnatori e i meccanici che hanno montato il motore sono 4, quindi voglio dire, si vede che delle volte le poche persone hanno dei vantaggi. Un altro vantaggio forse è il fatto che si è fatto molte cose per telefono, perché la gente, ho capito, è una nuova teoria che bisognerà che le grandi industrie l'applicano, che le cose fatte per telefono la gente si applica di più perché se le registra, che quelle parole... No, ma è giustissimo, perché il telefono è un mezzo arcaico se lo vogliamo rapportare al computer, ma già si parla costa meno, di stare a lavorare a casa. La gente sta molto seria. Comunque, siamo fortunati, siamo andati bene, qui oggi non abbiamo avuto niente, anche nelle prove precedenti abbiamo fatto 350 km qui a Imola, altri 100 a Misano, non si è mai avuto una grana, neanche piccola e neanche al banco. Al banco si sta continuando a fare le prove per lo sviluppo di questo motore, che cerchiamo di conoscerlo, perché il tempo ci ha impedito di capirlo per bene e fino a che limiti si può attivare. Questa è stata la cosa principale. Certo, naturalmente vedete che stiamo inquadrando in diretta i box della Minardi, stiamo parlando appunto della Minardi e del nuovo motore di Carlo Chiti realizzato dalla sua nuova società, la Motori Moderni. Questo lo dico per i non addetti ai lavori, scusami, perché siamo partiti parlando tra amici, perché sono anni che ci incontriamo e davamo per scontato che tutti i telespettatori lo sapessero, però è importante naturalmente che si precisi anche di che cosa parlavamo. E a proposito di questa Minardi, di questi motori moderni, il lavoro in sincronia fra i due team ha funzionato bene? Ottimo, ecco. Non solo, ma devo elogiare anche la macchina, non per questione di diplomazia, ma perché in effetti questa macchina, da quando è uscita il 18 di luglio, è stata presentata nell'84 e non ha mai avuto grane, ha girato con i motori Alfa e poi con motori, sì, motori Cosworth, e ora col nostro, comunque non ha mai dato grane, o in questo momento... Si presenta molto bene perché abbiamo le temperature dell'acqua e dell'olio che sono sacre per il turbo, questo certo. Non per fare dei cattivi ricordi del passato, perché il turbo resiste se le temperature dell'acqua sono buone, sono basse, perché più basse sono più il turbo rende e più dura. E questo infatti l'ingegner Calivi, che è progettista della vettura, ha adempiuto in pieno a tutti gli accordi che si era presi per fare le temperature molto basse. Senti, adesso abbiamo parlato del motore, che è la novità assoluta di oggi, e facciamo parlare anche quel personaggio accessorio, secondario se vogliamo, ma che bene o male è quello che porta in corso la vettura, e c'è quel simpaticissimo amico che è Pierluigi Martini. E qui sei, corri in casa, ecco, questo rappresenta per te un vantaggio o uno svantaggio, o ti è assolutamente indifferente perché a te il problema è solo di tenere giù il piede? Ma mi stimola molto correre qui a Imola, perché... è praticamente la mia pista, quindi correre in mezzo ai tifosi romagnoli mi rende felice. Per quanto riguarda tenere giù il piede o meno, penso di averlo sempre fatto e spero di continuare a farlo. Ecco, come è cambiata la tua sensazione della macchina passando dal Ford Cosworth al motore di Chiti Turbo? Ma la macchina è sicuramente diversa, il telaio si prende molto meglio col motore turbo, quindi questo mi permette uno sviluppo maggiore. E poi la potenza del motore turbo rispetto all'aspirato è grandissima, quindi faccio meno fatica a andare forte con questo motore. Ecco, a proposito, hai parlato di potenza del motore turbo, e facciamo dire la piccola bugia di oggi a Chiti. Quanti cavalli ha in prova, quanti cavalli ha in corsa? Siccome qui cioè non abbiamo avuto tanto tempo di provare il motore, perché il 2 di marzo abbiamo cominciato le prove in sala prove, ti posso dire che qui avevamo 700 cavalli con 2 di pressione, la pressione che abbiamo poi adottato dopo è stata 2,4, perché anche noi dobbiamo farci che porta pressione. Naturalmente devo dire che è stato naturalmente il grande merito dell'ingegner Ferrari, che ci ha dato il sistema di iniezione che aveva lui l'anno scorso fino a Zolder,
che è la Lucas e Ferrari, che ci ha consentito di venire a Imola, perché se no non avremmo avuto, data la nostra velocità di realizzazione, gli altri non l'hanno seguita e non avremmo avuto nessuna pompa di iniezione da poter applicare. E con questo sistema Lucas Ferrari infatti siamo qui e riusciamo a fare quello che si è visto oggi, quello che è di prodigioso, che non si è rotto nulla. Comunque, ora la nostra esperienza sarà quella di aumentare gradatamente la pressione d'alimentazione per arrivare agli altissimi valori dei primi di questa età. Ecco, in questo periodo tu sei stato evidentemente molto preso dai problemi di messa, di preparazione, costruzione e messa a punto del motore, però nelle tue poliedriche attività sicuramente hai mantenuto il contatto anche con questo mondo della Formula 1. Dopo le prime due gare del Mondiale, che sensazione hai rispetto alla scorsa stagione? Che ci sia più gente che può correre per il titolo realmente, che c'è una squadra che sta emergendo? Sì, le armi si sono affinate, c'è molta più eguaglianza dell'anno scorso. Innanzitutto c'è la prima cosa, che la Ferrari è al livello di poter vincere il campionato del mondo, mentre l'anno scorso non lo era. C'è questa McLaren che continua a essere una delle privilegiate, e poi c'è la fantastica Lotus Senna, che naturalmente sta alle corse che si è visto, dalle pole position di oggi si vede che è una macchina che può aspirare anche lei. C'è disgraziatamente la Brabham, che invece è un po' indietro, non so per quali motivi, ma magari anche prima di metà stagione si rialzerà. Quindi c'è molte macchine che possono aspirare al campionato. Una domanda un po' cattiva: secondo te Alboreto sfrutta il 100% la Ferrari? Ma io non capisco perché sia cattiva, non capisco perché. Secondo me Alboreto, tu sai tutti i retroscena, la sfrutta tutta e ce la mette tutta, perché lo vedo sempre molto sudato e animoso da arrivare. Lo senti prima cosa ha detto? Ha detto bisogna vincere per forza, perché lui si è scordato per esempio che Rosberg ha vinto il campionato del mondo 3 o 4 anni fa, vincendo una sola volta. Quindi voglio dire, delle volte si può anche vincere senza fare molte vittorie, soprattutto quando ci sono tanti avversari. E quindi comunque penso che anche qui a Imola vedrai, se non è secondo sarà primo. E tu invece, Pierluigi, che cosa ti poni come obiettivo di Imola? Ma riuscire a fare tutta la corsa, terminarla e magari anche terminarla bene. Comunque per me è importante fare esperienza, quindi riuscire a fare tutta la corsa per me sarebbe già un bel risultato. Dal tuo punto di vista, la Minardi ti ha messo in condizioni di disporre subito di una macchina omogenea? Sì, anzi devo ringraziare tutta la mia squadra che ha lavorato moltissimo per mettermi a disposizione una macchina sempre più aggiornata possibile. Adesso come telaio abbiamo ancora molto da lavorare, però siamo abbastanza soddisfatti, mi ha permesso di riuscire a fare un tempo senza fare molta fatica. Volevo ringraziare sia il signor Piero Mancini e Minardi e l'ingegner Caliri, che mi hanno dato a me la possibilità di fare questo motore e metterlo su un telaio, perché insomma è una cosa che è successa in un periodo tanto, tanto corto, che in effetti tutti si sono meravigliati, mi sono meravigliato anch'io tutto sommato. Comunque bisogna ringraziare loro, specialmente Mancini, che è il finanziatore di questa impresa, che tu capisci bene che non è che costi 4 lire. Sì, sì. Senti, ecco, quanti motori stai preparando? No, qui ce ne sono 3, sì. Stiamo preparando altri 3, pensiamo di dare 6 motori alla Minardi, sì, e tenerne 1 o 2 per lo sviluppo, perché tutto il nostro programma è l'86. Ecco, nell'86 fornirete altre squadre? Si vedrà come si può fare lo sviluppo del motore. È molto difficile fare lo sviluppo, perché un altro anno ti ricordo che sarà 195 litri, sì, quindi bisogna stare più in sala prova forse che in strada, e allora vedremo poi come andranno le cose in sala prova e decideremo. Ecco, io Carlo ti ringrazio moltissimo, Piero sei stato bravissimo, noi contiamo domani di vederti ancora meglio in una griglia di partenza che comunque è già molto soddisfacente.